Amiche ed amici di animemanga.it, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro canale. Io sono il vostro amico Akumetsu e quest'oggi per la rubrica Planet Manga vogliamo parlarvi di un adattamento di un'opera disponibile su Netflix davvero molto intrigante che ha come protagonista assoluto l'amicizia e la musica, di cui vi parliamo non prima di avervi ricordato di iscrivervi al nostro canale qualora ancora non lo foste, attivando la campanella per restare sempre aggiornati sulle nostre pubblicazioni, di seguirci sui nostri account social e che su bublink.com, inserendo il nostro codice promozionale riutilizzabile AM820, otterrete un paio di calze in omaggio semplicemente aggiungendole al carrello prima dell'acquisto, e in più acquistando almeno 4 magliette pagherete 10 euro, le pagherete solo 10 euro l'una e con spese di spedizione gratuite. Quest'oggi però per la nostra video recensione dedicata al mondo Planet Manga vogliamo parlarvi di Carol and Tuesday. La miniserie di 3 volumi è l'adattamento dell'omonima serie creata da Shinichiro Watanabe, celebre autore di Cowboy Bebop e dello studio Bones. In patria questa serie è stata pubblicata da Kadokawa sulla propria rivista Young Ace nel 2019 e Panini decise di proporre la serie al pubblico italiano in questa bellissima edizione racchiusa in questo cofanetto cartonato in stile Enidewi, per intenderci. Il cofanetto non è troppo spesso ma è comunque solido e svolge appieno il proprio lavoro, seppur sia un po' difficoltoso estrarre i volumi. Questi, come potete ben vedere, hanno una dimensione più grande rispetto ai tankobon tradizionali e sono tutti dotati di sovraccoperta opaca che esalta i colori e il magnifico stile di Morito Yamataka. Sono resistenti il giusto, svolgono egregiamente il proprio lavoro. Le copertine al di sotto sono spesse il giusto e proteggono delle pagine pregevoli al tatto, facili da sfogliare ma resistenti, che non lasciano traccia di colore sulle dita e sono rilegate, come potete vedere, ben saldamente tra loro. Con queste pregevoli caratteristiche la miniserie in soli 3 volumi è proposta alla cifra di 21 euro, la somma matematica del costo di ogni singolo volume in pratica. Tuesday è una ragazza timida, introversa, ma che ha deciso di prendere il coraggio a due mani e scappare di casa per raggiungere Alba City, la capitale di Marte nonché crogiolo di cultura, arte e soprattutto il centro principale della musica. Tuesday vuole suonare la sua chitarra ed esprimere il suo cuore attraverso la musica, anche se a causa del suo carattere, oltre ad una madre in carriera, non ha praticamente esperienza del mondo. Dopo poche ore infatti la ragazza viene rapinata, non trova l'aiuto di nessuno e finisce per essere presa dallo sconforto, fino a quando non ascolta una dolce melodia. È una ragazza che suona una tastiera per strada e quella musica, quelle parole la emozionano fino alle lacrime. Questo è l'incontro con Carol, un incontro che vale tutta una vita e che le permetterà di avere il coraggio di provare a condividere il loro mondo grazie alla musica. Amici, Carol and Tuesday è una bella storia di amicizia ricca di sentimentalismo e positività. Sicuramente non è un genere che di base mi attira, ma parliamo comunque del nuovo anime, del nuovo titolo del grandissimo Shinichiro Cowboy Bebop Watanabe, adattato benissimo da Morito Yamataka, il cui tratto mi ha fatto davvero rimanere di stucco. Andiamo con ordine, partendo dalla trama, che racconta di una storia di profonda amicizia che nasce grazie ad una passione comune. Le due protagoniste, Carol e Tuesday, come suggerisce poi del resto il titolo, sono i classici opposti che però finiscono per attrarsi. Tuesday proviene da una ricchissima famiglia con una madre dispotica che ha sacrificato anche la sua stessa famiglia sull'altare della carriera. Invece di preoccuparsi dei problemi di sua figlia, ha preferito tenerla chiusa in casa, ma ciò non ha impedito alla ragazza di scoprire la musica, di innamorarsene, amore che è stato poi ricambiato, fornendole il coraggio di scappare via di casa. Timida, impacciata, a volte quasi totalmente avulsa da una realtà di cui non ha praticamente conoscenza, potrà sicuramente strapparvi qualche sorriso e provare tenerezza nei suoi confronti. Carol invece è una forza assoluta. Orfana di genitori che l'hanno abbandonata, continua a lottare quotidianamente per vivere dignitosamente, senza lasciarsi schiacciare né dai sopprusi degli altri né dalla solitudine. La musica è la sua grande compagna, almeno fino all'incontro con Tuesday. Sarà infatti la musica a farle conoscere, come il classico amore a prima vista. Le note dell'una attireranno l'altra, creando le basi di un rapporto che diventerà sempre più forte ed intenso. Attraverso l'obiettivo comune di sfondare nel mondo della musica, riusciranno a crescere come persone prima ancora che come musiciste. Entrambe riusciranno a compensare le mancanze dell'altra, riusciranno a creare un duo in grado di avere due cuori ma con un solo battito, di creare una sinergia tale da riuscire a far risplendere
prendere la purezza delle loro anime, arrivando direttamente al cuore di chi le ascolta. Le due vivranno diverse avventure, sempre più complesse, che le condurranno ad un lieto fine che non sarà di certo sorprendente o innovativo, ma che sicuramente vi farà sorridere per la contentezza. La più grande pecca dell'adattamento manga è nel fatto che la musica si deve ascoltare per poterla effettivamente apprezzare, amare oppure odiare, e sicuramente questo tipo di media non permette di potersi totalmente immergere nel mondo delle due aspiranti musiciste. Un vero peccato, perché tecnicamente parlando il manga è disegnato divinamente. Non solo Yamataka riesce a rispettare il character design dell'anime, ma anche a realizzare delle tavole sempre curatissime, bellissime, che rendono incredibilmente vivide le espressioni facciali e che in generale rapisce per la bellezza generale. Per ciò che concerne la qualità dell'adattamento, l'anime approfondisce meglio sicuramente tutte le questioni, oltre ad essere più lungo del manga. Quest'ultimo infatti copre soltanto la prima stagione dell'anime, cambiando poi il finale della stessa, non tanto nella sostanza quanto nella forma. L'anime ha inoltre il pregio di farci entrare più a fondo nelle dinamiche tra i personaggi, ma è una scelta a priori e non una mancanza di cura, nel senso che una serie di 24 episodi concede molto più tempo per arricchirla rispetto ad un manga che è composto di soli 3 volumi e deve raccontare una metà della stessa storia. Una differenza palese, ad esempio, è la figura di Angela, che nel manga diventa molto più tagliente, aggressiva, rispetto alla versione originale, che da ciò ne deriveranno delle interazioni che cambieranno la forma delle stesse con le due protagoniste, ma non la sostanza, avendo però il pregio di riuscire ad avere un quadro della ragazza approfondito e dettagliato. In definitiva, Caroline Tuesday è una bella storia, positiva, vibrante, che può insegnare l'importanza nel credere in se stessi, nel mettercela tutta per realizzare i propri sogni e soprattutto che le passioni sane possono creare rapporti sani e duraturi. Ricapitolando, Caroline Tuesday, miniserie, adattamento dell'omonima serie di Shinichiro Watanabe, che è disponibile su Netflix, proposta al pubblico italiano in un cofanetto unico alla cifra di 21 euro. Come sempre, amici, ci auguriamo di aver realizzato un video che vi sia piaciuto. Qualora sia stato così, però, mi raccomando di farcelo sapere attraverso un bel mi piace, sempre incoraggiante, ma soprattutto vogliamo invitarvi a partecipare attivamente alla vita del nostro progetto commentando, facendoci sapere la vostra opinione, che è sempre il nucleo e il cuore del nostro progetto. Voglio inoltre ricordarvi di iscrivervi al nostro canale qualora ancora non lo foste, attivando la campanella per restare sempre aggiornati sulle nostre pubblicazioni, e qualora la nostra video recensione vi abbia intrigato e voleste acquistare la miniserie di Caroline Tuesday, beh, potete farlo anche attraverso il link che vi lasciamo in descrizione, link ad Amazon che ci riconosce una piccolissima percentuale che non influisce affatto sul prezzo finale della miniserie, ma che è per noi di importanza vitale per la crescita e il sostentamento del nostro progetto. Detto questo, amici, è veramente tutto, un saluto e un ringraziamento sentito dal vostro amico Akumetsu.